all'età di 15 anni con Narcisio faceva l'amore. Si sentiva infiammarsi il cuore, i genitori dicevano così: figlia mia, pensaci bene, che sei troppo piccolina, è Narcisio la tua rovina, bada bene, non ci parla più. Le diceva: tanto lo voglio, cara madre o padre mio, volete voi, lo voglio io, e poi peggio per voi sarà. I genitori gli ripete: non vogliamo noi di certo. E poi lei s'an diede a letto, poi sentite cosa fa. A mezzanotte va in cucina, quella figlia unica e bella, e si armò di una coltella, il proprio padre lei ammazzò. La madre grida: oddio dal cielo, ma lei voleva colpi un macello, con tre colpi di coltello a lei la gola gliela tagliò. La sorella da 10 anni si destò forte, gridava, anche a lei la tracidava, e poi dopo se ne fuggì. E lei va a trovare l'amante, lei correva in quei sentieri, l'ha incontrata ai carabinieri, in galera se la portò. Ora lei in galera in vita versa lacrime di pianto, padre e madre al camposanto, le piccine ce vanno già.